tutti a questa premiazione del quinto Memorial Vittorio Inasi. Una nota tecnica, partirà un video, una breve presentazione, dopodiché vi chiedo a fine video un applauso, perché nel momento in cui voi partirete con l'applauso partirà la diretta Facebook sulla pagina di sportefoto.it. Va bene? Grazie, partiamo con il video. Immagini, sicuramente avrete capito, di sportefoto.it. Qua siamo a Luzzi, qua invece Altomonte. Pasquale Buscaldo, pilota di Altomonte. Gaetano Mechichi, plurivincitore di questa gara. E i nostri amici dell'Autostore che spesso accompagni, sempre accompagnano le gare dell'Asa Castro Villari. Un applauso a Ida! Questo ragazzo con la maglietta verde che ci ha onorato ad Altomonte, signori, è il più giovane campione italiano slalom, che ha detto che dopo la messa a punto della sua macchina ad Altomonte, tutte le sue gare di campionato italiano sono state tutte in discesa. In diretta in questo momento sulla pagina Facebook di Sport e Foto, invito a chi ha voglia o piacere di condividere questo link. Passiamo velocemente alla presentazione del tavolo d'onore. Gaetano De Paola, fiduciario G-Sport di Calabria. Anna De Gaio, fiduciario zonale del Comi. Massimo Minasi, presidente Asa Castro Villari, direttore di gara. Gian Pietro Coppola, sindaco di Altomonte, grande applauso. Giuseppe Martorana, presidente ACI Reggio Calabria, vicepresidente regionale di ACI. Eugenio Aceto, consigliere provinciale di Cosenza con la delega alla mia città. Giuseppe Capparelli, consigliere comunale di Altomonte con la delega allo sport. Quindi Paolo ben nutrito e assortito. E naturalmente dopo questa presentazione io vorrei passare la parola a Massimo Minasi per un breve excursus. Lo chiamo qua vicino al pulpito. Te tocca. Un applauso a Massimo Minasi. Allora, buonasera a tutti, grazie veramente per la partecipazione a tutti quanti. Sono veramente contento di vedere in sala, oltre alla parte sportiva, tanti sindaci del territorio, della zona, tanti amministratori locali e soprattutto un grazie di vero cuore
va all'amministrazione comunale di Altomonte, che a noi dell'ASA ci ha accolto quasi come se fossimo di famiglia. Ma di famiglia forse ci siamo, perché poi nella mia breve relazione capiremo tutti quanti perché siamo qui ad Altomonte. Quindi grazie a tutti, poi avrò modo di dare la parola a chi è in sala e soprattutto a chi sono intervenuti stasera per chiaramente presentare al meglio quello che sarà la stagione 2023. Però prima di iniziare mi tocca correre l'obbligo dire perché siamo qua e che cos'è l'ASA Castro Villari e che cosa stiamo portando avanti, perché è un progetto nato tanti anni fa, perché l'ASA Castro Villari quest'anno compie i 40 anni di attività. Chiaramente non... nasce nel 1983, quando abbiamo dato vita alla prima cronoscalata del Pollino. La prima cronoscalata del Pollino è stata quella che ha dato il via a tutto questo. E quindi un grazie di cuore a tanti piloti che sono in sala, che hanno partecipato a quell'edizione. È un veramente bello ritrovarci qui per commemorare chiaramente chi ha dato vita a tutto questo, ovvero mio padre Vittorio Minardi. Memorial portato avanti negli anni da quando praticamente papà ci ha lasciati, e quindi abbiamo portato avanti questa cultura sportiva. E tanti amici mi hanno dato fiducia e abbiamo portato avanti questo progetto. Perché qui a Altomonte? Perché questa sera ci troviamo qui? Perché parecchi mi hanno fatto questa domanda e ho detto a tutti risponderò con la mia introduzione. Perché nel 2001 Altomonte ha ospitato quella che era la Coppa delle Calabrie, che partiva quell'anno da Castro Villari e arrivava ad Altomonte, valida per il campionato italiano regolarità autostoriche, dove sono venuti tutti i driver di tutta Italia. 2001 parliamo, 2001! E quindi dopo 20 anni siamo ritornati con gli slalom qui ad Altomonte e... ce lo fate passare, stiamo puntando a riportare quello che era la titolazione del massimo campionato con lo slalom. Piano piano ci stiamo riuscendo, grazie anche alla federazione, è il motivo per cui oggi lo slalom Città di Altomonte rappresenta la gara più importante della provincia di Cosenza della specialità. Qui in sala c'è anche un componente della commissione slalom che chiaramente ci sta vicino, un saluto particolare ad Andrea Gambardella che è qui in sala. Abbiamo iniziato nel periodo del Covid, nel periodo più difficile, abbiamo portato avanti questo slalom con tanta caparbietà. L'abbiamo portato ad essere non più una semplice gara automobilistica, ma l'abbiamo portata ad essere una manifestazione addirittura di 3 giorni con annesse altre manifestazioni, quindi festa della birra, sfilate di moda e quant'altro. E tutto questo ha portato ad Altomonte, ha portato tanta gente. L'anno scorso abbiamo avuto il tutto esaurito con le strutture alberghiere, e questo è il vero motivo per cui mi sono sentito quasi in obbligo con Altomonte, che ci ha dato tanto, essere presenti qua per commemorare papà e per assegnare il quinto Memorial Città di Altomonte, Memorial Vittorio Minasi, qui nella città di Altomonte. Grazie ancora quindi all'amministrazione comunale, stiamo portando avanti questi progetti per il futuro.
Ma non c'è soltanto, chiaramente, lo slalom di Altomonte. Il memorial comprende tutte le manifestazioni dell'ASA, che voi vedete proiettate lì sulla, sul proiettore lì al muro, ma quest'anno, siccome abbiamo voluto far crescere la nostra organizzazione, l'anno scorso abbiamo fatto 5 eventi in provincia di Cosenza. Quest'anno, devo dire grazie anche all'amministrazione provinciale di Cosenza, non a caso qui con noi c'è il consigliere provinciale Eugenio Ceto, mio grande amico, ma soprattutto un assessore alla viabilità della provincia che non avevamo mai avuto, perché essendo un pilota... È un appassionato pilota. Quindi ci sta dando una grossa mano, anche se capisco bene che il peso della, dello sport automobilistico se la porta tutto lui sul groppone, perché tutte le gare chiaramente lo scocciamo fino a sera, però lui con tanta gentilezza ci dice: non vi preoccupate, stiamo provvedendo, farete la gara tranquillamente. Effettivamente finora non si è tirato indietro. Un grazie sicuramente va alla delegazione regionale Calabria e dal suo fiduciario, che per me è stato un secondo padre nell'automobilismo, perché il barone De Paolo dal 1983 è stato il direttore di gara di tutte le nostre gare. Un grazie, ovviamente. Grazie. Dopo lo facciamo parlare. Dopo facciamo un grazie alla delegazione regionale rappresentata qui dal presidente Martorana. Si scusa il presidente Ferraro per non essere presente, ben onorata la delegazione ACI Calabria dal presidente dell'ACI di Reggio, Giuseppe Martorana, che è qui al tavolo della presidenza. Ritorno per, quindi passiamo alla presentazione ufficiale delle gare 2023 dell'ASA, perché ci sono qualche new entry, c'è una new entry. Allora, iniziamo con il 5 marzo con la 21esima Coppa delle Nevi, gara nazionale di regolarità turistica che per primo anno in assoluto partirà dal piccolo borgo, ma che sta crescendo tanto per il turismo, che è l'Aino Borgo. Un grosso applauso al sindaco e in sala. Massimo, una domanda, qua parliamo di gare, qualcuno pensa che bisogna essere piloti, macchine preparate, mentre nella Coppa delle Nevi diciamo che si può fare anche una passeggiata un paio di giorni, volendo anche con le macchine stradali, si ricorda. Aiutami, non ricordo bene. Allora, la regolarità è una specialità che avvicina allo sport automobilistico, quindi diciamo rientra nelle manifestazioni amatoriali, anche se bisogna avere una licenza di concorrente conduttore regolarità, però con la propria macchina si dà la possibilità di partecipare alla macchina stradale. Anche con la macchina stradale, se non si ha le auto storiche, quest'anno abbiamo inserito anche le auto moderne, quindi possono essere partecipanti tutti quanti coloro i quali hanno la propria macchina che usano tutti i giorni. E diciamo si passano due giorni in giro per le bellezze della Calabria, giusto? Sì, proprio per questo motivo io ho invitato appunto tutti i sindaci, e chiaramente ci tenevo che il sindaco che ci ospiterà per la partenza e per la direzione gara era qui con noi stasera, e effettivamente ci ha fatto l'onore di essere presente, e la vorrei qui vicino a me, giusto per una battuta veloce. Grazie. Prego, prego. La signora Maria Angelina Russo, sindaco di Laino Borgo. Buonasera a tutti. Io ringrazio innanzitutto Massimo per
averti coinvolto in questa bellissima esperienza. Noi già come borgo, diciamo, siamo ricchi di sport, quindi aggiungiamo un altro tassello, perché come ben sapete si effettua il rafting sul fiume Lao, si fa la Gran Fondo dei Bruzzi con le mountain bike, quindi abbiamo fatto anche dei nuovi percorsi e quindi avremo anche questa bellissima esperienza, penso, con le automobili, e quindi siamo onorati di ospitarvi, quindi vi aspettiamo tutti quanti il 4 e 5 marzo all'Aino Borgo. Sì, grazie, tanto saluto tutti, saluto il collega sindaco, saluto Giuseppe, l'assessore della provincia e tutti i convenuti al tavolo, l'amica Anna De Gaio, e quindi invito tutti ad essere presenti nel mio comune, l'Aino Borgo. Ok, grazie. E andiamo avanti, un altro slalom che abbiamo già proposto l'anno precedente, 2 anni fa, sta crescendo perché la voglia è tanta dell'amministrazione comunale di Amendolara, che si candida quest'anno al titolo della Coppa Italia Slalom per il 2024. Qui in sala c'erano gli amministratori Daniele Sant'Agata e Girolamo Mitidieri. Anche loro sono invitati per un breve saluto qui al tavolo. Mi approfitto io da loro. Bravo. Senza. Allora, ecco qua l'assessore del comune di Amendolara. Buonasera a tutti, grazie Massimo per l'opportunità che ci stai dando. È forte il nostro impegno per far crescere questo evento che ormai da 3 anni, l'anno prossimo per essere il terzo anno, e per noi è molto importante. Ringrazio il consigliere provinciale per tutti i lavori. Per l'ottimo lavoro che mi hai fatto. Grazie anche allo slalom di Amendolara. Grazie, e ti aspettiamo da Amendolara il 22 e 23 aprile. Visto che ci sono i piloti, comunichiamo ufficialmente che il percorso è stato completamente asfaltato e messo in sicurezza con lame di guardrail nuove. Sì, in effetti buonasera a tutti, grazie per l'invito. Innanzitutto Massimo, ormai Girolamo ha detto tutto. Che dire, vi aspettiamo a braccia aperte perché è stata veramente una bella esperienza quella di 2 anni fa. Avere a che fare, insomma, con Massimo e tutto il team ci ha riempito veramente di gioia, soprattutto i grandi ma anche i più giovani, no? E quindi siamo davvero contenti per tutta l'organizzazione e tutto il movimento che si crea nel paese. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti. E andiamo al 4 giugno che porta quindi una new entry nel campo degli slalom in Calabria su un percorso usato tanti anni fa da una gara di velocità in salita, chiaramente riadattato allo slalom. Stiamo parlando per il 4 giugno, è in calendario il primo slalom città di Cellara. Quindi sul percorso della Cellara corre la scuola. Non so se ci sono amministratori in sala di Cellara, ma sicuramente c'è un gruppo folto di appassionati della zona. Forte di appassionati. Allora il primo. A Gianfranco. Gianfranco Covello. Gianfranco, allora. Noi aspettiamo tutti. Ha detto tutti, attenzione, Il 4 giugno. Finalmente sul percorso della Cellara con la Sole, di nuovo i motori con il primo slalom di Cellara. Grazie.
E adesso qui faccio un piccolo inversione sul programma, perché il 22 ottobre, cioè il 18 giugno c'è lo slalom Città di Luzzi e non c'è nessuno dell'amministrazione comunale, e si scusano per non essere intervenuti. E lascio da parte un attimino lo slalom di Alto Mondo, ovviamente, perché ne parleremo dopo. E passo all'ultima gara che sarà anche finale dello Challenge Slalom Calabria, che è il mini slalom Città di Torano del 12 novembre, dove abbiamo il presidente del Consiglio Comunale, Mario Fava, che sicuramente ci dirà la sua su questa bella manifestazione. Grazie Massimo. Ti invito tutti il 12 novembre alla finale dello slalom a Torano. Naturalmente sarà pure da noi una 3 giorni, perché io credo moltissimo in questi progetti, ma credo nel progetto del dottor Minasi, veramente il tuo padre sarà molto pieno di quello lassù, veramente. Complimenti Massimo e grazie per aver partecipato a questo sforzo. Voglio ringraziare veramente la Monte che ha creduto in questo progetto, a Sindaco Coppola e all'amico Cappanelli, veramente complimenti. Complimenti per quello che fate, per questo sport, perché questo è lo sport che unisce veramente. Grazie. E voglio fare un saluto grosso pure ad Eugenia Cento, veramente lo tantassimo per le strade, non solo per le gare, ma per la mia vita ordinaria, e ti chiedo di darmi una mano per saltare, perché devo fare il bis, e ti raccomando, se stai innalzato, perché a saltare se non mi prendevo la testa, perché penso che faccio la sua per me accorare, oltretutto i piloti ne vogliono le gare. Poi questo sport, gli slalom veramente, è proprio lo sport tipico che è alla portata di tutti, guarda. Lo sport che spero che non metto pure qui i paletti, perché questo ti consente di gareggiare con poco e divertirti, e questo serve. Grazie di tutti e vi aspetto a tornare il 12 novembre. Buona serata a tutti. Grazie Mario. Sono sempre in carico, non c'è niente da fare. Vai Massimo. E allora, Dulcis in fondo, chiaramente, è rimasto. Ma... lo slalom di Alto Monte. Lo slalom di Alto Monte, 22 ottobre, data del mio compleanno, quindi ve lo preannuncio. E quindi ci vuole la sorte per tutti i partecipanti. Chiaramente siete tutti ospiti miei, ma no, non è la d'obbligo questo. Valido per il Trofeo Sud Slalom, ultima gara del Trofeo Sud, quindi come finale, e valido anche per la Coppa Italia, quindi doppia titolazione. Questo è un ringraziamento alla Commissione Slalom e al Presidente della Commissione Slalom, che non è qui con noi, sarà insieme a noi alla premiazione dello Challenge Slalom Calabria, che sarà a Reggio Calabria quest'anno. Siamo ospiti dal presidente Martorana il 25 di marzo, quindi tripla titolazione per lo slalom di Altomonte, trofeo, challenge, Coppa Italia. Quindi è un progetto che stiamo portando avanti, e qui lascio già la parola poi per il componente della Commissione Slalom, che lo invito qui per giusto due parole, perché è d'obbligo che ci sia questa, Massimo, questo passaggio. Sì, mentre aspettiamo Andrea, allora sappiamo che già abbiamo una gara titolata di campionato italiano in Calabria, però in Sicilia ne hanno, quante ne hanno? Quattro. Noi abbiamo 16-17 gare, non riusciamo proprio ad averne... Questa è stata la mia proposta fatta alla Commissione Slalom, cioè se la Sicilia ha 32 gare e ha 4 gare valide per il campionato italiano, perché noi che ne abbiamo 16 non possiamo giocarci la casa di avere 2 gare valide per il campionato italiano? Gli organizzatori sono tutti d'accordo a fare anche a rotazione. Rispondere, vi saluto tutti quanti, sì, per prendere un po' di tempo per la risposta. Ringrazio Massimo, ringrazio il sindaco di Alto Monte, la cittadina bellissima. Voce, giustamente, è stata anche premiata da noi come commissione, come Trofeo d'Italia. Tutte le gare sono prese in Calabria, quindi siamo deciso, perché uno tra quelli che è amico lo sport, anche la Calabria.
se tu non sei una persona che sta dentro io rispondo alla sua domanda, perché quattro la Sicilia normalmente la gara è 1-12, quest'anno a Sicilia c'è una particolarità, c'è una cittadina che fa 100 anni da quando è nata alcune situazioni associazioni sportive, per quanto mi si è cercata di insegnare. Io sono quindi spingo. Sentite, quindi stavo dicendo che io spingo per affinché la Calabria abbia le gare. Certo, il numero di gare sono circa 12, quest'anno ne abbiamo portate a 13. Sì, quindi perché c'era questa situazione in Sicilia? Andrea non può risponderci adesso, lo sappiamo. Io quello che vi posso dire è questo, che in 2 anni siamo riusciti a portare una gara di trofeo in Calabria, 2 gare di coppa e abbiamo fatto l'alternanza con una gara di campionato italiano. Io capisco che tutti quanti aspirano. Da parte nostra vedete, c'è un discorso di meritocrazia. Là per quello che possiamo dire, sicuramente l'ASA sta facendo grandi lavori. Poi c'è un discorso, questo te l'hai detto, dirette da voi. Per cui è ancora più difficile fare una scelta. Comunque ho sentito che c'è anche... Andrea, non vogliamo togliere l'italiano a qualcuno, stiamo chiedendo di darci una seconda titolazione. Io vi posso dire... Ci risponderà. No, io credo di essere serio, anche perché rappresentando una federazione, una commissione, non posso prendere un impegno e dire sarà fatto. Io l'impegno che posso prendere è quello che ho attorno perché le gare siano 2. Sicuramente. Bene. Questo è una promessa che faccio. Questo è merita l'applauso. Allora, intanto io chiedo scusa ad Andrea perché gli abbiamo tra virgolette preparato un alquoto amichevole. C'ero abituato, con voi c'ero aspettarsi. Infatti anziché mettere lì mi sono messo per ultimo. Vabbè, salva la risposta che aspettiamo. Grazie Andrea, applauso. Grazie. Allora, io non proseguo più di tanto perché sicuramente il sindaco di Altomonte avrà da dirci tante cose perché l'anno scorso lui non è stato presente alla manifestazione per impegni istituzionali che l'ha visto addirittura all'estero, se non erro, quindi non era presente. Però l'anno scorso abbiamo dato il massimo per lo slalom di Altomonte, siamo riusciti ad avere queste titolazioni importanti. Vi dico soltanto una cosa su tutti, che ha apprezzato anche la popolazione di Altomonte. Avere delle riprese video dall'alto con chi era presente, lo ha visto, con i droni e addirittura abbiamo avuto la possibilità di avere delle riprese che poi ci hanno fornito con l'elicottero, cose che chiaramente sono degne delle manifestazioni a livello nazionale e internazionale. Tutto questo si è svolto ad Altomonte l'anno scorso con una presenza di circa 1500 persone durante le 3 serate che abbiamo fatto ad Altomonte. E questo è merito, fatemelo dire, anche della popolazione di Altomonte, che è molto disponibile, e uno su tutti il gruppo che ci ha, diciamo, anche assistito dalla prima edizione, che fa capo a Ottaviano Verto, per cui il trofeo intitolato a Cantapà della manifestazione è stato ben accettato dall'ASA Castrovillari. Infatti lo slalom di Altomonte è valida dalla prima edizione anche per il trofeo Mario Verta. Un grazie di cuore anche alla famiglia Verta, con la quale mi sono legato anche fin dal primo anno. Sono in sala sia Ottaviano e sia la sorella. C'è? Sì? No, ti ho visto prima, poi ti saluto e poi sarà mia cura, come daremo a tutti quanti, l'attestato di partecipazione, quindi non
non andate via fino alla fine per l'attestato di partecipazione di questa premiazione del quinto Memorial Vittorio Minasi. Grazie. Grazie Massimo. E dopo l'intervento di Massimo Minasi, è ovvio, signor Sindaco Gian Pietro Coppola è Sindaco di Altomonte. Signor Sindaco, Altomonte, borgo medievale, definito uno dei borghi più belli d'Italia, la città del pane, cioè di tutto di più, ancora più avanti con i motori, giusto? Bene, buonasera a tutti, e diventa anche, grazie soprattutto a voi, la città dei motori. Questa è una cosa che ci fa straordinariamente piacere, e ci fa straordinariamente, particolarmente piacere perché i motori fanno brum, 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 il cuore fa boom, 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 dove c'è cuore c'è passione, dove c'è passione c'è impegno, dove c'è impegno ci sono i risultati. Quindi il nostro più grande grazie va ad ASA Castrovillari, va alle federazioni che sostengono questa iniziativa a partire dal CONI, dall'Automobile Club che stasera è qui ottimamente rappresentato dal vicepresidente regionale, all'ente provincia che ci ha aiutato e sostenuto. Un grandissimo grazie poi a tutte le persone locali che si sono impegnate, che ringrazierò più nel dettaglio, ma un grande grazie a voi, piloti, scuderie, imprenditori che sostengono le scuderie, maestranze che sono dietro le scuderie e coloro i quali ogni anno ci onorano della loro presenza. Grazie a voi, grazie al vostro lavoro, grazie alla vostra passione, Altomonte è riuscita in pochi anni a scalare, quindi diciamo, questo settore a cui noi ci eravamo affacciati timidamente, devo dire. E grazie a tutti questi motivi che ci hanno dato questa grandissima opportunità. Stasera poi, per quanto ci riguarda, è un momento particolarmente toccante ed emozionante, perché avere l'onore di ospitare l'Altomonte, la premiazione di un memorial dedicato a Vittorio Minasi, cittadino illustrissimo della vicina, nobile e amica città di Castrovillari, per noi è un piacere straordinario. E lo è perché, come diceva appunto Massimo, noi ospitammo la prima competizione di ASA nel 2001. All'epoca c'era il papà Vittorio e c'era Costantino Belluscio Sindaco, per il quale vi chiedo un applauso perché è stato anche grazie e soprattutto all'intuizione di Costantino Belluscio. All'epoca io ero assessore al turismo, credo, allo sport, alla cultura e allo sport, insieme a me c'era Pasqualino Iannuzzi, che era anche lui assessore all'epoca, ed eravamo tre collaboratori di Costantino. Costantino disse: guarda, questa cosa è bella, e mi piace questa iniziativa, io purtroppo non riesco ad occuparmene in prima persona, occupatene voi. Vittorio Minasi disse al figlio: tra giovani vi capite, parlate già di voi, e quindi già allora con lui cominciamo a lavorare a quel progetto. Era una coppa delle Calabrie, era una gara per auto storiche, se non ricordo male, e ci fu un percorso impegnativo che andava da Castrovillari ad Altomonte, poi tornava a Murano, passando per la Formosa, tutte quante zone molto molto belle, e ricordo che facevamo una bellissima visita al borgo e degustazione dei prodotti tipici, e ripetemmo questa esperienza per alcuni anni. E devo dire che fu un'esperienza veramente gratificante. A 20 anni di distanza ci troviamo qui e quindi noi siamo assolutamente onoranti di poter celebrare insieme la memoria di Vittorio Minasi, che tanto ha dato allo sport automobilistico, non solo in provincia di Cosenza, ma credo in Calabria e in tutta la nazione. Come dicevo prima, ovviamente dietro un successo di un'iniziativa ci sono sempre degli uomini. Quindi io ringrazio Massimo, ringrazio Giuseppe, che stasera ha avuto piacere di avere di nuovo tra di noi, tutti i componenti e dirigenti dell'ASA come associazione sportiva, per quello che hanno fatto l'Altomonte e per quello che faremo insieme ancora per il futuro. Il sostegno ci sarà Massimo e sarà il massimo. L'anno scorso ci siamo aperti a una nuova formula, grazie anche ai suggerimenti di Massimo. Cioè abbiamo cercato di fare 3 giorni, includendo anche il territorio, portando le auto anche in comuni vicini, organizzando una serie di manifestazioni culturali interessanti, che mi sembra siano state apprezzate da tutti e che ha portato poi quelle ricadute anche locali di originare dei nuovi flussi turistici importanti, anche perché poi Massimo, durante questi mesi, ho avuto il piacere di reincontrare alcuni piloti, alcuni componenti dell'equipaggio, loro i familiari, che sono ritornati all'Altomonte durante la stagione invernale perché erano venuti qui, erano stati belli, avevano conosciuto
girato conoscendo i dintorni. Quindi abbiamo nel nostro piccolo originato anche dei nuovi flussi turistici e del attratto persone. E quindi applaudo alla vostra iniziativa, applaudo all'iniziativa di tutti i colleghi amministratori che sono qui presenti, che ospiteranno le gare che fanno parte del Memorial, per la loro sensibilità e per la loro attenzione verso questo tipo di manifestazioni, e li rassicuro sul fatto che il ritorno turistico c'è, il ritorno d'immagine c'è, per cui ciò che investiamo in questo tipo di manifestazioni vi posso assicurare che è ben investito. Dicevo prima, riusciamo ad ottenere questi risultati grazie anche al sostegno di tutte le istituzioni, io soprattutto il Barone De Paolo. Il Barone De Paolo non si ricorda, ma io in una vita precedente, in cui mi divertivo di più, facevo pure più soldi, facevo la guida turistica e venivo al suo museo delle carrozze, giù a Catanzaro. Il mio fratello. E quindi già da allora la famiglia De Paolo tra carrozze e vetture storiche esprimeva, voglio dire, qualcosa nella regione Calabria. Ma il fatto di avere vicino, come dicevo, ANCI, di avere vicino il CONI come federazione, di avere vicino la provincia, è secondo me elemento straordinario di importanza. Ringrazio ovviamente Eugenio Aceto perché non solo qui ad Alto Monte, ma vedo che su tutti i tracciati la provincia si è molto impegnata. Non è soltanto importante fare delle manifestazioni e fare delle belle manifestazioni, è importante farle in sicurezza. E devo dire che sotto questo punto di vista la provincia ci ha aiutato tanto. E credo che i risultati si vedono, perché noi siamo alla terza edizione, non abbiamo avuto mai nessun tipo di problema sul nostro tracciato, anzi la sicurezza e la qualità del tracciato è costantemente migliorata. E mi avvio alla conclusione con ulteriori ringraziamenti. Mi tocca con grandissimo piacere dirvi che salendo qui in Salone Campanella, in Piazza Campanella e qui nel Salone Razzetti, ho visto le auto parcheggiate fuori. Ognuna di quelle auto mi ha suscitato il ricordo, a partire dalla 112 di Mario Berta, che io ricordo di aver visto addirittura almeno 179-80 correre a partecipare a delle gare di categoria, e quindi rivederla qui mi ha molto emozionato. Signor Sindaco, possiamo dire, scusi se la interrompo, che a parte la sua passione, diciamo che Mario Berta ha portato un po' dell'automobilismo ad Alto Monte, giusto? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché le ripeto, io vedevo Mario correre quando ero bambino e per noi era un mito. Io nel 1979 avevo 10 anni, ma Mario già era un competitor di livello almeno provinciale, se non regionale, con le sue vetture. Ed era, credo, un automobilismo quasi eroico all'epoca, perché insomma i tracciati erano quelli che erano, le vetture erano quelle che erano, le condizioni di organizzazione di sicurezza erano quelle che erano. Ma lui mette in tutto quanto questo una grande passione, una passione che ha ereditato Ottavio, o che ha ereditato Ottaviano, una passione a cui le figlie, la moglie, tutta la famiglia fa onore con la loro presenza. Noi siamo grati tanto ad ASA per aver voluto dedicare un trofeo, un premio speciale alla memoria di Mario, per il quale vi chiedo ancora una vostra applauso. Volevo anche dire una cosa, ad onor del vero. Per noi il fatto di essere riusciti ad entrare in questa maniera nel settore automobilistico è anche la realizzazione di una parte del nostro programma amministrativo. Perché già quando eravamo la volta scorsa in fase di campagna elettorale avevamo i giovani piloti di Altomonte, che sono quasi tutti impegnati ormai nella manifestazione, nelle vostre manifestazioni, che ci chiedevano di realizzare qualche cosa nel settore, anche perché il settore si prestava. E devo dire che grazie a voi ci siamo riusciti. E poi i meriti vengono a me come sindaco, ma io posso dirvi che i meriti non sono miei, sono dei miei collaboratori, ed è per loro che vi chiedo un applauso. Mi chiedo un applauso per questo. Il consigliere delegato allo sport, che è sempre sul territorio. Noi abbiamo cominciato a fare la prima edizione a settembre 2020. Eravamo in pieno Covid. Ci chiamarono pazzi, all'epoca Giuseppe come delegato, Emilio Romeo, l'assessore ai servizi sociali, alla sanità, all'agricoltura, per la quale vi chiedo anche una cosa, perché Madonna, spingero tantissimo perché, nonostante le difficili condizioni in cui ci trovavamo ad operare, facessimo questa gara. Cioè pensare ad una gara in quel periodo, pensare di poter controllare gli accessi al circuito, il pubblico e tutto il resto, ci ha messo a dura prova, però ne siamo usciti bene. E credo che già in quella prima edizione abbiamo, come dire, posto le premesse perché
Alto Monte venisse guardato dagli osservatori, che ringraziamo con tutto il cuore Andrea, e ti chiediamo scusa per l'imboscata, ma tu lo sai, Asa ogni volta ti fa l'imboscata. Ma ci vogliamo bene, quando loro, Andrea, ti, quando loro ti invitano, Andrea, vieni sempre col sospetto, perché c'è sempre qualcosa, ma ovviamente lo fanno perché hanno a cuore il territorio e anche perché le manifestazioni che organizzano, come tu sai molto meglio di me, sono sempre di altissimo profilo. Quindi Giuseppe, Emilia, ma ovviamente anche l'assessore allo sport, al turismo Mario Pancaro, l'assessore alla cultura il Grande Ligeri, il vice sindaco Franco Provenzale, e poi Maria Di Raimo, Luigi Caparelli e Vincenzo Fittipaldi. Loro sono tutti quanti i veri bracci operativi che sono sul territorio e sono tra di noi e che cercano di aiutarli a risolvere giorno per giorno le problematiche che ci sono e che si possono affrontare, si devono affrontare e risolvere in una manifestazione del genere. Quindi noi siamo particolarmente grati perché anche questa iniziativa sia stata realizzata da Alto Monte. Auguriamo per i prossimi anni grandissimo successo a Memorial Minasi. Noi rimaniamo sempre aperti e disponibili ad ospitare voi, come rimaniamo disponibili ad ospitare ogni iniziativa. Io lo ripeto forse fino ad essere noioso, Alto Monte è un contenitore che chiede di essere riempito di contenuti. Riteneteci a disposizione dell'intera Calabria per qualsiasi tipo di iniziativa e di manifestazione. L'altra cosa che vi chiediamo è portate Alto Monte nel cuore e sentitelo il vostro patrimonio. Grazie a Lucia per la pietra, può essere sicuro che Alto Monte è raggiunto nel cuore. Bene, proseguiamo. Eugenio, ti hanno chiamato tante volte in causa, dai. Vieni pure tu da questa parte, perché anche lui avrà da dirvi qualcosa, non solo gli organizzatori che lo chiamano alle 11 di sera. Eugenio Aceto, per delegato provinciale. Grazie. Buonasera a tutti, vi porto innanzitutto, perché sennò poi puntualmente mi dimentico, un saluto ovviamente dal presidente della provincia, che senza di lei non potremmo comunque realizzare quello che stasera avete sentito tutti quanti si riesce a realizzare. Si realizzano non con pochi sforzi e sacrifici, anche perché, caro Barone, dovete sapere che non sono solo gli organizzatori che comunque mi contattano a tutte le ore del giorno e della notte, ma io dico sempre, come diceva Massimo, è il mio ruolo, quindi è giusto che io debba essere comunque contattato a tutte le ore del giorno e della notte. Ma ci sono anche gli amministratori dei singoli comuni. Io prima sentivo parlare Mario Lino Fava, che è un mio carissimo amico, una persona alla quale io sono legato. Ma dovete sapere che Mario non mi stressa solo per sullo slalom, se vi faccio vedere il mio cellulare, Mario gira l'intera provincia di Cosenza. L'ha fatto anche questa sera, eh! E dovunque va mi arriva una sua fotografia, una sua segnalazione. Io ritengo che quello di cui c'è realmente bisogno oggi, quando persone come me, come Mario, come i colleghi, i consiglieri di Amendolare, il sindaco che saluto ovviamente, il sindaco di Reino Borgo, che ci sia realmente questa predisposizione ad essere presenti sul territorio e a segnalare tutte le criticità. Questo è il ruolo per cui noi veniamo scelti, anche dagli elettori, dai cittadini che ci sostengono, che ci votano, perché quello che noi dovremmo fare è comunque essere presenti sul territorio. Poi devi sapere, caro amico mio, che io ad Alto Monte mi sento particolarmente di casa, perché non solo ho il piacere di essere invitato in ogni tipo di manifestazione, ma anche perché, e questo lo dico non solo ai cittadini di Alto Monte, ma lo dico anche a tutte le persone che stasera sono venute da fuori Alto Monte, questa è un'amministrazione alla quale io guardo e ho la possibilità come consigliere provinciale delegato di girare l'intera provincia, ma la Calabria, ma anche al di fuori della Calabria. Devo dire che questa amministrazione, il sindaco con tutti i suoi collaboratori, con tutto il suo staff, con tutti i suoi assessori, fanno un lavoro eccezionale a 360 gradi, in tutti i settori. Alto Monte è una città d'eccellenza, non solo perché, come diceva giustamente, c'è stato un grande precursore, una persona che ha avuto una visione di quella che era la città, di quella che era la valorizzazione dei borghi, di quello che è realmente il concetto di Calabria. La Calabria non è solo malaffare, questo ce lo dobbiamo togliere dalla testa. La Calabria è anche eccellenza, Alto Monte è un'eccellenza. E io vi chiedo davvero con grandissima convinzione di promuovere anche i territori, perché poi lo scopo, e questo è quello che io stasera ci tenevo a sottolineare, lo scopo di queste manifestazioni, Massimo, non è solo quello ed esclusivamente di far divertire i piloti, perché noi comunque, io
lo dico da persona che ha avuto la possibilità, purtroppo per problemi di salute quest'anno, per un intervento che ho dovuto fare ad un occhio, di partecipare solo ed esclusivamente ad uno slalom. Ma devo dire che non solo mi sono divertito, ma anche ho avuto la possibilità, come al solito, di conoscere dei territori che probabilmente, se non ci fosse stata l'occasione della gara, non avrei conosciuto, pure perché i piloti non arrivano solo dal comune o dalla provincia, arrivano da fuori regione, da tutta la regione e da fuori regione. Ecco perché abbiamo bisogno che ci sia anche una seconda, se possibile, data del campionato italiano, perché quello a cui noi puntiamo comunque è far conoscere la terra di Calabria. E io lo dico da, lo devo dire in duplice veste, da pilota ma anche da componente politica, che ovviamente mira, infatti a lui mi stavo rivolgendo, il barone fa bene, però devo dire che anche stasera il tavolo dei relatori è un tavolo comunque di altissimo profilo e di altissimo livello, che lascia intendere quello che è l'impegno che Massimo ha provato. Davvero un applauso calorosissimo. Riuscito a mettere su davvero una squadra, perché io sostengo sempre, il sindaco questo lo sa, che i risultati si ottengono solo se si lavora di squadra. Per quanto il nostro è uno sport individuale, siamo da soli nella macchina da corsa, però anche dietro c'è il preparatore, c'è chi ti prepara il motore, chi ti sistema la squadra. È uno sport individuale, però se la squadra c'è anche sport e foto, grazie al quale riusciamo a rivedere i nostri errori oltre alle nostre prestazioni. Non voglio essere lungo, però ci tenevo in modo particolare a ringraziare e far capire quello che c'è intorno al mondo dell'automobilismo, intorno al mondo degli slalom, anche perché quello slalom, che è un qualcosa di più snello e di più semplice, è importante pure come è stato fatto l'Automonte. Ecco perché dico che Automonte è una città che è sempre aperta a recepire le nuove iniziative e a farsi anche promotore di novità nell'ambito del motorsport. Farli diventare quindi non solo il giorno della gara, che lo slalom si svolge solo una giornata, ma creare turismo, essere attrattivi anche di altre iniziative, perché possono portare persone sui territori. E dicevo che il tavolo dei relatori stasera, Massimo, ecco perché dico che a te vanno i complimenti, la mia carissima amica Anna De Caio, che comunque rappresenta il CONI, l'ACI, che stasera è degnamente rappresentato dal dottore Martorano, e comunque ritengo che ci sia una grandissima attenzione al lavoro che tu stai svolgendo. Prima, e mi piace anche, vorrei farlo anche io, un particolare ringraziamento a tutta la Roberta, perché poi se alcuni risultati si raggiungono e si ottengono, è anche grazie a quelle persone che non solo lo fanno perché hanno l'intenzione di correre, ma perché io, ormai siamo tutti quanti collegati sui social, io dico, ma questo non dorme la notte, vedo a tutte le ore video pubblicati. Confermo che non dorme. A volte si sostituisce alla provincia, in questo senso dico, alla provincia chiedono un grosso sacrificio, ma poi quando ci sono organizzatori come Ottaviano che si sostituiscono alla polizia delle cunette, insomma, per noi è un grosso respiro di sollievo, quindi in questo dico benvengano questo tipo di aiuti. Poi in ultimo davvero mi avvio a concludere, ma come tu sai a me piace insomma anche fare un excursus su quello che, se no dici, cosa è venuto a fare Eugenio? È venuto a portarci solo esclusivamente il saluto dell'amministrazione o a prendersi comunque i riconoscimenti per il lavoro che lui fa giornalmente? Io dico, anche io se non avessi una squadra di tecnici alle spalle, perché voi avete sottolineato una cosa importantissima e chiudo davvero, noi lo facciamo non solo perché si realizzino le gare, ma lo facciamo perché, come mi segnala Mario tutti i giorni, la sicurezza sulle strade è un qualcosa che riguarda la nostra quotidianità, non solo i giorni in cui ci sono le gare. Quindi è giusto che ci sia questa attenzione da parte dell'ente provincia, che con il presidente Succurro ha cambiato totalmente volto e sta cercando di cambiare volto a questa provincia. Cercheremo di essere ancora più presenti, anche perché io so, e chiudo davvero, che Massimo viene contattato anche da altre amministrazioni anche sul Tirreno, vero Massimo? Chissà che non riusciremo a raggiungere altre gare, anche per, magari non il 2023, anche il 2024, altre gare che possono sempre far conoscere di più la nostra terra di Calabria. Grazie. Grazie Eugenio, grazie Eugenio. Complimenti di Eugenio, io mi avvicino un po' qua al barone De Paola. Barone, io le faccio solo una domanda. Lei come vedrebbe una seconda tappa di campionato italiano in Calabria? Ah, è lui! Ma lei sarebbe d'accordo? Sì! Bene, allora cominciamo a fare un applauso al barone De Paola. Ma comunque è lui! Però diciamo di questi slalom che voi
giochi veri siete sempre presenti. Che ne pensate? Cosa possiamo fare di più? Parecchio ancora. Tipo... Seconda gara di campionato italiano. Possiamo parlare qua anche, a bel monte. Alto monte, alto monte. Minacci secondo me se lo merita. Se lo merita? Sì. So che siete di poche parole, però il microfono è vostro. Io volevo ringraziare a tutti quanti per la bellissima serata che sia voi che Minacci mi ha dato la possibilità di venire, e anche pur essendo ammalato questo per la vecchiaia che mi sta superando. Quale vecchiaia? Ma io mio grande amico Andrea Gambardelle che ha insistito, dobbiamo andare, andiamo, e adesso sono consentito. Sempre Gambardella. Sempre lui, però questa volta ha fatto bene a farmi venire, perché ho trovato delle persone squisite ed eccezionali, e vi ringrazio tutti quanti per avermi ascoltato, e che vi devo dire? Fate il lauro, fate quello che volete, io ci sarò sempre presente. Grande Barone De Paola, non vuole mai parlare. Io chiamo il Barone De Paola, c'è Anna De Caio. Prima di passare la parola ad Anna De Caio, volevo dire che il Barone De Paola è l'unico che mi riesce a mettere ancora oggi in difficoltà, perché io do puntualmente orario a tutti gli ufficiali di gara alle 7 sulla linea di partenza, e il Barone De Paola si presenta alle 6:30 e mi dice: scusa, ma qui non c'è nessuno, ancora dobbiamo aspettare il personale e quant'altro. Ancora oggi mi avete telefonato d'Alto Monte che eravate sulla linea di partenza e io non c'ero. Dato che io faccio il direttore di gara e dato che in parte mi avete passato anche voi il testimone insieme a papà, quest'anno su 25 gare che ho diretto e sulle mie 4 gare il Barone mi ha anticipato sempre. Questa è una cosa che ci tengo, è riuscito ad essere più puntuale di me, e voi sapete come sono puntuale io. Qualche gara forse abbiamo dovuto aspettare qualche minuto per partire, vero Pino Tararico? Ti dico, l'aspettiamo, sì, pure quest'anno. Okay. Eravamo compagni di istituto, compagni di scuola. No, l'istituto. Il Barone De Paola c'è sempre stato, c'è sempre e ci sarà. Grazie. Signora De Caio, prego. Un applauso ad Anna De Caio, in Italia, donare del Comune. Grazie amica della famiglia di Nasi. Buonasera a tutti, grazie per il tuo saluto come fiduciario regionale, ma sono fiduciario zonale di Castrovide, del comune di Castrovide. Però per me è sempre una grande emozione ritrovarmi insieme alla famiglia Minasi. Consentitemi, prima di parlare di sport, di salutare la signora Minasi, la famiglia Minasi, e fare un applauso a Vittorio Minasi. Perché Vittorio? Vittorio, io ho fatto l'amministratore per 10 anni a Castrovide, dove vice sindaco, oggi consigliere comunale di opposizione, ma Vittorio per me è stato un punto di riferimento sullo sport e a farmi capire anche l'importanza dello sport come veicolo di turismo, quindi sport,
sportivo, sport culturale, con la cultura, sport e arte. E credo fortemente in questo messaggio che anche il CONI deve inviare. E quando troviamo delle amministrazioni, caro sindaco, che credono in questa attività dello sport, per me il cuore batte. Batte perché anche come donna di sport e come insegnante di scienze motorie, alcune volte, signora Andrea Gambardella, è difficile far capire, e io sono stata una donna di sport prestata alla politica, è difficile far capire l'importanza dello sport. Qualcosa sta cambiando, caro consigliere provinciale Aceto, sempre anche lui molto sportivo e attento a queste problematiche. Sta cambiando, lo sport sta diventando importante per l'amministrazione, sta diventando importante per i territori, quindi questo per me è un onore e mi fa piacere come CONI essere qui stasera insieme a tanti dirigenti e a tanti sportivi, perché la manifestazione ha una riuscita di veicolo non solo sportivo, se interagiscono tutte le attività che ci possono essere per la riuscita della manifestazione. Poi voglio dire un'altra cosa importante: noi dobbiamo come CONI ringraziare le federazioni, dobbiamo ringraziare i dirigenti, dobbiamo ringraziare i piloti, dobbiamo ringraziare chi sta sulla strada, le forze di polizia, la sicurezza. Quindi questo da parte mia in questa serata, un ringraziamento a tutte le persone appassionate che riescono comunque a dare volontariato, anche perché quante persone troviamo che lo fanno solo per passione e che il cuore batte per una manifestazione per promuovere il proprio territorio. E, grazie all'assessore che Camparelli, che è sempre attento anche ad invitarmi e a darmi la possibilità di essere tra lo sport. Voglio dare in bocca al lupo all'attività del 2023 che si andrà a programmare e naturalmente confido nella persona del signor del dottore Gambardella che ci faccia fare questa manifestazione importante. E poi un'altra, voglio salutare il Barone perché è sempre stato anche a Castrovillari e anche stasera ci ha dato forse qualche messaggio positivo, cioè essere puntuali sulle manifestazioni e rispettare tutti i ruoli che ci sono. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Banda De Caio. Bene, a breve Reggio Calabria ci ospiterà per la premiazione del Challenge e saremo ospiti dell'ACI di Reggio Calabria. Per questo invito il dottore Martorano, presidente dell'ACI di Reggio Calabria e vicepresidente del giornale ACI, a dirci due parole. Buonasera a tutti, io sarò breve anche perché chi mi ha preceduto ha detto tutto. Io sono qui per salutare voi, per salutare il tavolo della presidenza, ma soprattutto per ringraziare la famiglia Minassi, Massimo, Giuseppe, che nel mio breve mandato di presidente dell'Automobile Club di Reggio Calabria sto conoscendo questo mondo, ma soprattutto anche l'impegno di Massimo, di Giuseppe e di tutto quello che c'è dietro a questo sport di nicchia, ma che è uno sport che costa e porta anche tanta ricchezza sul territorio. Dopo l'entusiasmo del barone De Paola, che ha un entusiasmo di un ragazzino, c'è poco da dire. Io nel dire grazie non ho avuto la possibilità di conoscere il signor Vittorio Minassi, ma per le cose che ho sentito stasera era una persona che si faceva amare, rispettare e con grande passione nello sport, che vedo che ha trasmesso ai figli. L'entusiasmo di Giuseppe, l'entusiasmo di Massimo sono sulla stessa strada del padre. Altomonte, io con grande piacere ritorno sempre ad Altomonte, sia perché ci sono delle persone che conosco e che stimo, ma soprattutto anche perché nella mia giovane età ho avuto il piacere di conoscere Belluscio e eravamo negli anni 80, lui è stato sindaco per molto tempo, ha fatto anche il deputato nazionale e ha creato una certa curiosità
di Altomonte, che in quegli anni 80-90 si parlava solo di Altomonte, il festival dei due mari, e nello stesso tempo tutti erano attratti da questo territorio che, come ha detto bene il sindaco, è stato un suo allievo e mi devo complimentare per le cose belle che ho sentito e per l'entusiasmo che ha verso questo comune e soprattutto questa comunità aperta agli ospiti. Altomonte è un comune ospitale e aperto, hanno una mentalità così aperta, accogliente. Voi andate a bussare in una famiglia, vi aprono la porta, prego, accomodatevi. Sono veramente eccezionali questi cittadini di Altomonte, tu hai l'onore di rappresentare. Lo sport, io porto anche il saluto nella qualità di vicepresidente del comitato regionale di tutte le automobili club della Calabria. Noi siamo impegnati sul territorio e siamo una squadra uniti per cercare di creare sempre più opportunità per il territorio, per gli appassionati e per questo mondo sportivo. I comuni nel tempo faranno la gara a chi ospitare queste manifestazioni, perché quando arriva una manifestazione vuol dire che la viabilità è ottima. E allora noi vediamo il nostro territorio della provincia di Reggio Calabria, dove si fanno le gare, c'è una viabilità sicura ed eccezionale. Noi vi invitiamo per il 25 marzo a Reggio Calabria per premiare tutti i protagonisti del 2022 con un evento, spero che sia eccezionale, anche perché Reggio Calabria ha due scuderie importanti, ha tanti piloti che hanno ottenuto grandi successi nel 2022. Auguro a tutti noi un 2023 che ci possa accompagnare con altri successi e il prossimo anno di essere qui per festeggiare il 6° Memorial a Vittorio Minasi. Grazie dottore Cattolano, grazie. Allora, Giuseppe Capparelli, consigliere comunale con la delega allo sport. Allora, vi dico una cosa, voi vedrete adesso Paolo dalla presidenza, Paolo d'onore. Questa mattina lui era qua, si preoccupava, le sedie, fa freddo, questo. Facciamogli un applauso anche per questo. Buonasera a tutti. Saluto il tavolo dei relatori. In qualità di consigliere allo sport sono onorato di ospitare il 5° Memorial Vittorio Minasi ad Altomonte. Vittorio Minasi, figura autorevole nel campo del motorsport, che ha lasciato un'eredità inestimabile a suo figlio Massimo Minasi, ovvero la passione per questo sport. Passione che è sconfinata anche nel nostro borgo. Infatti 3 anni fa abbiamo dato inizio al mini slalom in città di Altomonte, trasformandosi subito in slalom l'anno successivo per competere nella terza stagione Coppa Italia e giungere, se Dio vorrà, nella quarta stagione che si terrà ad ottobre del 2023 con la doppia titolazione Trofeo Italia. Diventato un evento sportivo, culturale ma anche sociale a 360 gradi grazie agli eventi spettacoli che arricchiscono la competizione sportiva. Un evento che sta avvicinando sempre più uomini e donne, grandi e piccini, un evento ricco di umanità e emozione che ricorda una figura storica di Altomonte, Mario Verta, che senza volerlo ha aperto una nuova finestra sul nostro paese, per quale vi chiedo un forte applauso. Un applauso va anche alla memoria di Vittorio Minasi. Oggi senza di lui non saremmo potuto essere qua. Grazie Massimo, grazie a tutti e buona serata. Grazie a te, grazie all'assessore Giuseppe Capparelli. Bene, dopo
Massimo, mi sembra che stiamo arrivando al clou della manifestazione per premiare qualcuno, giusto? Vuoi? Ecco. Sì, allora. Proseguiamo con la scaletta, anche se io mi devo alzare chiaramente. Sì, Massimo, vieni qua magari, dai. Vengo lì da te, vengo. Portandoti la scaletta, però. No, ce l'ho proprio. Funziona. Ecco, Massimo vuole chiamare lui. Per forza, questo premio. Allora, lo seguo io col microfono, ecco. Ha chiesto lui espressamente di chiamare chi? Siamo sicuri? Parole che vengo col microfono, eh? Allora, io oltre ad essere l'organizzatore di queste manifestazioni, lo ha detto prima il Barone, l'ha detto Andrea Gambardella, sono anche il direttore di gara. Direttore di gara chiaramente è un ruolo fondamentale per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto per la sicurezza di tutti voi piloti che siete in macchina. Però da solo io dico sempre che non si va da nessuna parte e non si potrebbe andare da nessuna parte. E sono coadiuvato da uno staff. Ho fatto una classifica, diciamo, all'interno delle manifestazioni che si sono svolte durante l'anno 2022 e da questa classifica, fatta nella mia mente per l'assiduità che c'è stato sui campi di gara, è venuto fuori che ci sono due ufficiali di gara che non si sono fatti mancare nessuna manifestazione dell'ASA. Sono due commissari di percorso, quindi è giusto che viene dalla base, perché le fondamenta sono quelle. Se non ci sono le fondamenta, case non se ne alzano. E quindi vorrei qui vicino a me per consegnargli una targa per l'assiduità su tutte le manifestazioni dell'ASE del Quinto Memorial Vittorio Minasi, Pasquale Murano e Mario Simoni. Allora, difficilmente i commissari di percorso vengono premiati, però loro se lo meritano. Non se l'aspettavano? Vabbè, vuol dire che chi lavora bene c'ha sempre qualcosa da aspettare, da aspettarsi. Facciamo un applauso a Pasquale e a Mario. Grazie a tutti, ringrazio specialmente i piloti che ci fanno lavorare sulle strade. Anche se qualche cosa meglio, però va bene così. Ci sono altri ufficiali di gara. Ci sono altre persone a cui dobbiamo consegnare. Allora sono cariche un attimino più elevate che magari non stanno più sulla strada come commissari di percorso, ma stanno nelle retrovie, stanno negli uffici, sono comodi. Iniziamo con i due commissari sportivi nazionali, Giuseppe Minasi e Andrea Gambardella. Grazie ad Andrea, grazie a Giuseppe. E come delegazione ho visto che ho premiato come serie per forza. Perché devo dire che in una gara ci sono tantissime figure. Una gara di sicuro almeno c'ha 40 ufficiali di gara. E io devo dire che forse l'ossatura sono gli ufficiali di gara. Credetemi, io
Quindi grazie a voi veramente, perché senza di voi i sacrifici le gare non si possono fare. Quindi veramente come federazione, come sportivo, è veramente un ringraziamento che mi hanno ricordato. Io ho fatto commissario il percorso e so cosa vuol dire, con la pioggia, con la neve, veramente grazie, grazie a loro e ai sacrifici che fanno. Grazie mille. Massimo Milano si dice sempre una cosa, i commissari di gara sono i miei occhi, giusto? Sì, chiaramente oltre agli sportivi nazionali ci sono poi gli sportivi regionali, ce n'è soltanto uno che poi è il giudice unico di quasi tutte le manifestazioni dell'ASL, sempre se si comporterà bene. Giovanni Caligirossi. Grazie Giovanni, e arriva le gare in bocca. Grazie. Sorte. Basta, no? La moto va bene. Non posso parlare perché non lo può. Sono... sotto... Grazie Giovanni. Allora, poi abbiamo altri ruoli che sono i tecnici, quelli che poi vanno a smontare le macchine e vanno a vedere se i piloti gareggiano con vetture conformi o meno. Questo è un ruolo che abbiamo incominciato a riprendere questa, ad ottemperare a quello che sono i regolamenti, e chiaramente i regolamenti ci hanno imposto di fare delle verifiche d'ufficio all'ultima gara dello Challenge Calabria e ne siamo usciti a testa alta, perché i piloti sono stati contenti di avere le verifiche d'ufficio a fine gara. Per tutti i piloti che sono nelle retrovie vi comunico che quest'anno saranno sempre garantite verifiche tecniche fatte bene, per come è stato fatto l'anno scorso. Quindi lo staff dei tecnici che vi vedo là si muovono in clan, i tecnici, sappiatelo. E guardate, sono tutti insieme, guardate, adesso che li chiamerò si alzeranno tutti contemporaneamente. Ad iniziare dall'ingegnere Leone, commissario tecnico nazionale, Roberto Muratori e Peppe Crea, commissario tecnico regionale. Giratevi a favore di telecamera. Eccoli, io mi sposto qua, Massimo. Come vedete, stanno zitti zitti, sembra che non, però sanno quello che devono fare e ad Altomonte hanno svolto in maniera egregia il loro lavoro. Quattro macchine controllate, tutte e quattro compatte. Torano, scusate. Grazie. No, voi siete quelli che siete cattivi con Ica, giusto? Giusto. Diciamo che cerchiamo di far rispettare le regole e di far correre tutti nella massima sportività e sicurezza, diciamo, ok? Per il rispetto di tutti. Sì, e facciamo un'opera che non è naturalmente dietro la scrivania, ma è sotto la pioggia, con tutti i commissari sportivi, con il commissario del percorso, con i commissari di gara e tutti quanti in maniera tale che portiamo a buon fine quello che è la manifestazione. Fate il lavoro sul campo e sono giusti con i giusti, vero? Un'attenzione a chi continui sospensivi. Allora, proseguiamo con segretaria di manifestazione, ce ne sono due. Ida D'Acri e Agnese Barbieri. Grazie. Verificatori sportivi. Gianluca Crovara, Raffaele Malagrinò, Piero Loprete, Esther Cazzarelli, Anna, come vanno piano.
grazie perché voi svolgete anche voi un ruolo che... Un applauso anche a loro. E penso che abbiamo concluso con gli staff, lo staff degli ufficiali di guardia. Grazie, proseguiamo con le scuderie, penso. Esatto. Allora, piloti della scuderia Cosenza Corse. Chi c'è della Cosenza Corse? Forza, venite tutti, tutti qua. Velocemente come arrivate sulla linea di partenza. E allora dobbiamo aspettare domani. Cosenza Corse, ben nutrito come rappresentante. Giratevi verso la telecamera, siete in diretta, non voltate le spalle. Salutare mamma, gli amici. Il barone De Paolo ha detto una cosa, che dobbiamo tirare le orecchie a Gaetano Tropea, che se ci sta vedendo in diretta lo salutiamo, però gli dobbiamo tirare virtualmente le orecchie. Signori, questi sono i piloti del Cosenza Corse. Grazie, grazie ragazzi. Grazie a Gaetano Tropea, non è potuto intervenire per motivi di salute purtroppo, e va un grosso applauso, visto che siamo in diretta, un grosso applauso che sicuramente ci sta seguendo da casa. Poi abbiamo scuderia Crono Racing, penso che sono i due di Alto Monte della scuderia. Ottima, buoni, va! Giratevi anche voi, vi ricordo che siamo sempre in diretta. Potete anche fare i saluti. Grazie, grazie. Poi, Team Mediterraneo. Team Mediterraneo. Non ci sono piloti, però... Ma abbiamo uno ben presente, Pino Dallarico! Pino Dallarico! Chiaramente che me lo saluti tanto. Loro sono passati dalla parte degli organizzatori adesso, però penso che ritorneremo anche come Team Mediterraneo, come scuderia, o sbaglio? Ancora non abbiamo deciso. Ma io... Pino, guarda me! Pino, pensi che solo ad Andrea facciamo le imboscate? Ponte Coraggio Triolo, vogliamo notizie! Quando la rifacciamo? Quest'anno no, prossimo anno stiamo lavorando con l'ACI di Catanzaro, vedremo. C'è la possibilità? Speriamo di. Telecamera in diretta! Sì, ma dobbiamo parlare con noi. Sempre con Andrea! Dimmi un pochettino, il Team Mediterraneo nasce come scuderia, poi come dato organizzatore, mi toglie una curiosità. Siccome io vedo in sala un grande ex, che è ex presidente della Federazione Italiana Casting, l'avvocato Galeri, io stasera mi sto divertendo a prendere in giro gli amici, chiaramente. Non perché sono davanti a Campardello, tutti puntavano il dito, io mi dovevo capire. Mi stavo spostando anche adesso, invece il dito era verso di me. A me fa piacere la presenza di chi ha rappresentato la federazione italiana a livello nazionale, quindi presidente della Federazione Italiana Karting per tanto tempo, e abbiamo avuto in quel momento grande lustro della specialità e tanti appassionati anche in Calabria, ricordo numeri esponenziali. Numeri
devo dire la verità, da circa due anni a questa parte stanno ritornando in Calabria. C'è la possibilità di far, diciamo, salire di nuovo questa specialità, e soprattutto io sono convinto che il karting è, diciamo, la scuola elementare di tutti i piloti. Che cosa ci dice da questo punto di vista, insomma? Per me più che altro una speranza, perché i numeri che ho lasciato io erano numeri veramente eccezionali. Sì, si può tornare con la buona volontà, con l'aiuto di tutti, e speriamo, ecco, nel prossimo futuro di impegnarci anche personalmente per far sì che questo non possa. Quindi un ritorno in campo? Cioè ce l'avete per vizio? No, no, avvocato, siamo in diretta, quindi stiamo chiedendo semplicemente delle domande. Sì, No, diciamo che io, come saprete, no, l'ho già detto, poi ho lasciato il 2005, mi sono riposato 15 anni ed oltre, e quindi mi è venuta la voglia un po' di respirare un po' aria di motoscuccia, per cui grazie, vediamo. Facciamo un applauso per ben ritornato all'avvocato Mezzetto. Grazie, perché tu sai l'aspetto che mi darà a Vittorio, che voglio definire con una sola parola, un galantuomo. E voi siete la sorella non ho il piacere di conoscerla, loro sì, e parlando, per chi non ha conosciuto Vittorio, parlando con i figli, io parlando con loro, è come se parlassi con il padre, lo dico veramente, non sono frasi di circostanza, era un galantuomo, e voi siete gli ingegneri. Era Vittorio. Grazie. Grazie. Vittorio, era a Pippo Pio. E lo dice con orgoglio. Allora, proseguiamo, penso che abbiamo finito con le scuderie, c'era la cronoresca che fa delle cose, se mi venite tra gli altri non sono presenti. Sì. E allora, chiaramente attestato di partecipazione al tavolo della presidenza, chiaramente, quindi ad iniziare dal consigliere provinciale Eugenio Cento, dottore Martorano della CD Reggio, il sindaco, il consigliere Caffarelli, la professoressa Anna De Gaio del Cori e il delegato regionale. Ovviamente proseguiamo con gli attestati di partecipazione alle amministrazioni comunali che sono presenti in sala, e quindi di nuovo Amendolara, tutte e due ci sono? Sì, ad Amendolara quando si parla di sport e sono, ecco, sempre i giovani, ecco, stanno arrivando. Lo volevo sottolineare, Amendolara è un po' come Altomonte, tutta l'amministrazione comunale è coesa ed è presente sempre durante tutte le fasi della manifestazione. Questo è motivo di orgoglio da parte nostra. Vuoi pure la parola? Niente, vorrei complimentarti pubblicamente con il quadro di Amendolara che si offerette per cambiare la seconda della sua classe, e che il 3 febbraio è invitato a Vicenza per il ritiro di Vicenza. Chiudiamo chiaramente questa premiazione nazionale che chiaramente porta lustro ad Amendolara. Anche questa cosa, ecco, nascono piloti ad Amendolara e proliferano negli anni, sperando che quest'anno magari arrivano altri piloti che si avvicinano alla specialità. Avete già l'esperienza? Grazie. Il sindaco di Laino Borgo, che
quest'anno si approccia per la prima volta alla manifestazione automobilistica del Memorial Vittorio Minasi. La ringrazio personalmente ancora una volta, anche perché siamo amici da vecchia data, e la ringrazio soprattutto perché ci ha già dato piena disponibilità del suo comune. Sicuramente faremo un evento degno della 21ª Coppa delle Reti, certamente, e anche lì ci saranno degustazioni tipiche di prodotti tipici e quant'altro. Stiamo organizzando al meglio, per come sicuramente hai sentito qui in giro, e sono delle manifestazioni che portano gente per più giorni, e questo è l'importante. Grazie. Mario Paola. Amministrazione, questa volta non come pilota ma come amministrazione di Torano. Grazie ancora e grazie per l'evento che organizziamo ormai da anni. Io a questo punto penso passiamo alle premiazioni ufficiali. Sì, premiazioni ufficiali, come se ufficiali, perché iniziamo a premiare i piloti, i veri protagonisti di questo challenge. Prima di parlare, di chiamare il primo classificato pilota polivalente, chi sarà? Ottaviano Merta! Però non va bene così, l'abbiamo scoperto subito chi era. Pilota polivalente per te, si è cimentato in... Allora, Ottaviano Merta si è cimentato in tutti gli slalom dell'Asa, è stato l'unico pilota della velocità, o meglio, lui è un altro pilota, però lui ha partecipato e ha fatto un'ottima performance alla Coppa delle Nevi, e grazie alla partecipazione alla Coppa delle Nevi si aggiunge il premio per aver partecipato a tutte e cinque le manifestazioni dell'Asa Castavitali, e prende questo importante premio come pilota polivalente. Grazie. Hai sentito come si sta svolgendo la serata, quindi penso che il bicchiere di birra era d'obbligo. Ok. Voglio domandare io una cosa. Là, siamo in diretta. Allora, pilota, hai Coppa delle Nevi, slalom, organizzatore, mi hai confessato una cosa, non lo so. Che non si può fare uno slalom con due ore di sonno, perché cosa facevi fino alle 3, alle 4 di notte prima della gara? La festa della vita. Ma io pensavo che potessi trovare i miei amici, la festa della vita. Premiamolo, va, premiamolo, un applauso a Ottaviano. Altro premio. Dovete sapere che Emilia Covello è una grande pilota, perché comunque si cimenta nell'islalom per tanti anni. Io sono particolarmente legato alla famiglia Covello, perché da anni partecipano alle nostre manifestazioni, ad iniziare dal papà, che ho conosciuto tanti anni fa, e segue sempre la figlia, l'avete visto anche nei filmati, che molto spesso è sempre a fianco. Con un'unica cosa, questo me lo devi dire: chi è che vi fa fare tanto? Il mio fidanzato Michele Bonzo. Altro che imboscata a Gambo
Basta! E adesso ci devi dire anche perché ti fa fare tanto. Allora, e io questo volevo sentire, perché dato che mi sto accingendo a fare lo slalom di Cellara, che è già in programma, allora il problema è che durante l'organizzazione dello slalom, purtroppo gli organizzatori l'unica cosa che non possono fare è dormire. Dato che Michele Pozzo mi ha detto che mi darà la piena disponibilità per lo slalom, penso che devo trovare un altro collaboratore, mi stai dicendo questo? Ok, quindi mi sai già indicare un nominativo alternativo? Comadre? Va bene. Grazie, e io questo voglio sapere. Un grosso applauso e grazie a tutti il governo. Massimo, adesso passiamo a premiare i componenti delle auto storiche. Sì. Classificato Anzolino Fedele Pugliese Maria su PMU 318, è presente in sala? No, per motivi di lavoro è assente. Bene. Allora, vediamoci questo breve video. Passiamo, allora, mi sembra che non ci sia neanche Massimo, confermi, Anzolino. Quarto, scusate, Bellizzi Carmine, non ci sono. Ok. Bene, allora io direi di passare direttamente al terzo classificato. Terzo classificato su Volkswagen Golf GT, sempre della scuderia Spark, Sancineto Fabio e Zicari Giuseppe. Giratevi a favore di telecamera. Ad iniziare proprio dalla Coppa delle Nevi e poi via via per tutti quanti si slalom per la parata di apertura che voi fate in tutti i nostri slalom. Grazie veramente di cuore. Intanto andiamo velocemente sul primo classificato. Grazie. Eccolo lì, primo classificato su Fiat 128, sempre della scuderia Spark, Berardi Vincenzo e Berardi Daniela. E naturalmente vogliamo arrivare un meglio. Premia la signora Minasi, Marcella Minasi. Grazie, abbiamo dei fiori. Sì, eh.
Massimo, ascoltando l'inno ti eri messo sull'attentico qua. Stavi bene. Allora, mentre aspettiamo i fiori, che dove piccolo il topo che doveva essere già qua. Stanno arrivando? È il bello della diretta. Comunque abbiamo passato, spero, uno splendido veramente pomeriggio in questo splendido salone, il salone Razzetto del Chiostro Domenicano, che risale al 1300. Dov'è l'assessore? Se n'è andato. Allora, ecco. Intanto che aspettiamo, vorrei qua vicino a me e gli altri collaboratori della ASA Castro Vitale. Sì, Massimo, se lo meritano. Leonardo Gatto è arrivato. E poi sono arrivati i fiori, Massimo. È il consiglio direttivo dell'ASA, Leonardo Gatto e Ida D'Agri. Quando non siete puntuali sull'allineamento. Questo è lo staff dell'ASA Castro Villari che vi dà la possibilità, diciamo, di divertirvi sui campi di gara e di organizzare queste manifestazioni. Un grazie quindi di cuore a loro per il supporto che mi danno e per la sopportazione che hanno. Un grazie anche chiaramente va alla mia famiglia, ad iniziare da mia mamma, mia moglie e mio figlio, perché tante volte sono fuori casa, non solo per le manifestazioni dell'ASA Castro Vindari, ma per le direzioni di gara di cui noi come ASA facciamo, diciamo, da staff e da supporto anche ad altri organizzatori. Grazie a tutti voi, so che l'amministrazione comunale voleva omaggiare con un falso. Che ha avuto un grande marito e ha avuto due grandi figli. Grazie. E c'è un altro omaggio floreale a chi è stata qui al tavolo della presidenza, penso, da parte sempre dell'amministrazione comune. Giuseppe Campanelli. Ciao, rimango a Anna e Dario. Giuseppe Campanelli che fa parte della delegazione CONI, quindi anche componente della delegazione CONI, quindi è giusto questo omaggio floreale a chi ci ha onorato della presenza come presenza femminile al tavolo. E per tutti quanti c'è un buffet alle spalle dove il museo, quindi da qui a 5 minuti sarà aperto il buffet alle nostre spalle. Grazie.